spesso nello sport quello che fa rumore sono i grandi risultati, le grandi finali calcistiche, però ci sono anche tante piccole parti del mondo dello sport che non vengono citate, che però hanno fatto grandi imprese e non si sono battute soltanto sul campo o nella piscina, come andremo a scoprire in questo caso, ma anche per delle opportunità importanti e soprattutto per delle cause importanti. Vi ho detto tutto e non vi ho detto niente, ma adesso ci spiega meglio tutto questo Aurora Puccio, una mental coach sportiva. Aurora, buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, Aurora, abbiamo buttato un po' di carne al fuoco per iniziare. Tu sei una mental coach, nasci subito nello sport come mental coach o ti sei avvicinata successivamente a questo mondo? No, mi sono avvicinata successivamente. È chiaro che sono stata un atleta e ho giocato a softball per 25 anni in Serie 2, poi ho allenato e per non farmi mancare nulla ho fatto anche l'arbitro sempre in Serie. Ah, sei stata da tutte le parti, sì, quindi, esatto, in campo, perché, fuori, esatto, dal campo, esatto, e anche come ma arbitro. È meglio perché così ho diciamo, hai visto tutti i lati del... Esatto, tutti e tre gli aspetti dell'atteggiamento mentale. E poi perché fin da piccola io vedevo le partite di Julio Velasco della nazionale di pallavolo, uh-huh, e ammiravo in questa squadra la capacità di riuscire a come posso dirti, a ribaltare delle partite. Erano proprio forti mentalmente, sì, sì, perché è stato il primo ad associare la tecnica alla parte mentale, quindi da lì questa cosa è cresciuta, mi sono documentata e poi ho studiato e fino a quando poi ho scoperto questa passione e adesso faccio il mental coach. Perché effettivamente la parte mentale è una componente molto ma molto importante a livello sportivo, perché se sei pronto mentalmente le tue prestazioni sono più elevate. Esatto, ed è ancora un aspetto poco considerato, perché tutti quanti sono concentrati ad allenarsi tecnicamente tralasciando questo aspetto, perché proprio come la tecnica l'aspetto mentale va allenato anche dal punto di vista pratico, quindi è possibile. No, ma è esatto, anche perché magari determinate pressioni la mente non è abituata a gestirle e quindi nel momento in cui si presentano determinate pressioni, determinati momenti in cui bisogna gestire magari determinate situazioni in campo o nel pre-partita, nel pre-gara, poi ci si trova a scontrarsi con delle emozioni che non dovrebbero esserci in quel momento. Esatto, perfetto. E fare l'arbitro è stata la palestra, ecco, migliore tipo, perché racchiude tutta questa... Infatti lo consiglio a tutti, sia atleti e allenatori, di fare un tot di partite da arbitro, perché ti cambia veramente... A parte che ti migliora la pazienza, secondo me. Cioè, esatto, o ammazzi qualcuno, esatto, o ti migliora, esatto, la pazienza. Esatto. Però è molto bello vedere tutte e tre le sfaccettature del mondo sportivo, perché comunque sono tre angolazioni diverse. Esatto, esattamente questo è perché una volta che tu hai visto tutti e tre gli aspetti riesci a comprendere il gioco molto meglio. Mm-hmm. Quindi assolutamente sì, lo consiglio. Ma tu collabori come mental coach, collabori con un mondo sportivo, con uno sport particolare oppure con magari più sport? Allora, con più sport, perché l'allenamento mentale non cambia. Infatti ogni volta mi chiedono: ah, ma tu hai fatto golf, hai fatto motociclismo? No, cioè io ho atleti che fanno motociclismo, golf, ginnastica ritmica, pallanuoto, cioè quello che cambia è la tecnica, ma io non devo insegnare la tecnica, io devo fare in modo di associare la parte mentale con la parte tecnica. E c'è qualcuno, cioè si rivolgono, sì, a te soltanto i singoli o magari lo fai anche di gruppo questo training? Sia i singoli che anche di squadra, sì sì sì. È già proprio e cambia il tuo approccio? Certo, perché il lavoro di squadra è un altro tipo di lavoro, quindi poi cambia anche in base alla disciplina, comunque mi devo adattare, cioè comunque c'è tutto uno studio dietro, è un gran bel lavoro, faticoso devo dire anche. Però soddisfacente. Bello. Sì sì, a me piace molto, sono proprio appassionata. Cioè. E Aurora, se io ti dico che c'è un messaggio per te, tu cosa mi rispondi? Che c'è un messaggio per te, è il titolo del mio blog a cui sono legatissima perché ho cominciato per gioco a scrivere e poi mi sono appassionata e ho continuato a scrivere e scrivo storie di campioni, storie di campioni che non sono neanche alle volte neanche famosi, ma non importa, perché a me quello che interessa trasferire a chi legge, al lettore, è la capacità di estrapolare le strategie mentali del campione. E cioè, no? Dove può arrivare la mente, dove può spingere la mente con la propria, cioè dove una prestazione può arrivare attraverso la mente, ecco. Esatto, non solo. Ho perso un attimino. No, ma perfetto, ma non solo questo, ma anche banalmente quando un atleta cade, no? E poi fa fatica a rialzarsi, allora pensa che il campione olimpico non ha problemi, sia il supereroe invincibile. Non è così. E allora attraverso le storie cerco loro di trasmettere queste strategie mentali, perché io quando ero atleta
c'era il mio allenatore che mi diceva dalla panchina a me, a tutte le mie compagne di squadra, dai concentratevi di più, però non mi ha mai spiegato come. Certo. Come io così, attraverso, quindi io studiavo le strategie degli atleti per autoformarmi a capire come e poi fare. Sei arrivata a chiudere la tua carriera prima da sportiva e poi da mental coach e a farla sbocciare dopo il blog, le tue scritture, il fascino di queste storie di campioni anche magari poco citati e poco nominati nel panorama sportivo internazionale. Tu sei arrivata a scrivere un libro da questo blog. Ecco, però ancora la carriera da mental coach non è finita. No, io dico, cioè, tu hai iniziato questa tua carriera che continua e hai, però pariteticamente hai scritto un libro che ancora deve essere pubblicato. Esatto, cioè vi anticipo in esclusiva la storia perché... Io la so già, me l'ha raccontata prima, ti è. Però è bellissima, quindi ascoltiamola perché è davvero affascinante. Diciamo che dal successo del mio blog, perché comunque è molto, molto seguito, no? Ho capito che avrei dovuto scrivere proprio una storia ancora più intensa. Ma quale? E allora un giorno sono inciampata per caso in una campionessa olimpica del Sette Rosa, Maddalena Musumeci, e da lì ho conosciuto tutte le altre ragazze della squadra Rosa, di pallanuoto, campionessa olimpica di Atene 2004, Giusy Malato, la giocatrice più forte al mondo in quel periodo, Tania Di Mario, che attualmente è l'unica pallanuotista in Italia ad aver fatto 4 Olimpiadi e 2 medaglie olimpiche, Martina Miceli e tutte le altre, e da lì per gioco così è nato questo elaborato, questa sfida e che... Quindi io ho scritto la storia della nazionale del pallanuoto femminile del Sette Rosa per raccontare la forza mentale di queste ragazze che sono state capaci di vincere, grazie anche all'allenatore Pierluigi Formigoni, un grandissimo allenatore, in 10 anni 4 titoli europei, 2 titoli mondiali e un oro olimpico. Cioè, nello sport non è facile in così poco tempo vincere tutto. No, assolutamente, anche poi perché la pallanuoto, noi non siamo mai stati i re e le regine della pallanuoto, se non in quel periodo dal 2004 al 2000 e... Dal 1990 al 2004, ecco. Poi c'è stato un po', è normale, fisiologico, un po' di declino, adesso si stanno riprendendo, però è tutto normale. Quindi no, in 10 anni è stata veramente una storia, è una storia vincente. E affascinante, e soprattutto che è andata anche a stimolare dei temi importanti, perché loro è vero che hanno fatto una grande impresa a livello di campo, a livello di piscina, sì. Però poi anche fuori dall'acqua si sono battute. Sì, perché poi nel frattempo hanno dovuto lottare contro il pregiudizio di praticare una disciplina al maschile e hanno vinto e anche sono state le prime donne in Italia nello sport a lottare per le pari opportunità. Che è una cosa importantissima. Esatto, che è un tema attualissimo, che non riguarda soltanto lo sport, perché lo sport, ricordiamolo, è una metafora della vita, quindi chiunque legge una storia di sport può assolutamente immedesimarsi, anche le aziende, perché le aziende spesso e volentieri ricercano le storie sportive o i testimonial sportivi, e loro sono state le prime a lottare sia per vincere in piscina, sia fuori dall'acqua, per avere il diritto di ottenere i premi uguali agli uomini, perché ai tempi non era così. Neanche i premi c'erano uguali, nonostante poi quell'anno la pallanuoto femminile e maschile è andata in maniera diversa nel 2004. Esatto, però loro sono riuscite a quindi sono riuscite a ottenere questa, però sono state le prime, e tutt'oggi si parla ancora di pari opportunità, perché purtroppo le donne nello sport ancora ci sono tante cose per cui lottare, quindi è una storia che ha un rovescio della medaglia. È una storia bellissima, soprattutto avvincente, che vi terrà incollati al libro, però ragazzi, ve lo dico, è ancora da pubblicare. Esatto, quindi ho appena finito di scriverlo, quindi sono in cerca di una casa editrice o degli sponsor per pubblicarlo. E noi speriamo anche attraverso Radio Lombardia Live Social che tu possa trovare degli sponsor e o una casa editrice che ti aiuti a realizzare, a chiudere questo sogno, che poi magari può essere l'inizio di un'altra carriera dal punto di vista editoriale. Allora, questo è un sogno bellissimo che comunque già scrivendo ho realizzato, ma già in testa ne ho un altro che non anticipo perché sono troppe anticipazioni. Anticipiamo troppo. Però sì, no, è una storia che dovrebbero leggere sia gli atleti, ma proprio tutti. No, ma anche perché con la mente tornare a quell'estate del 2004, quando nelle Olimpiadi parecchie discipline italiane hanno
eccelso, è un bel ricordo, è un bel tornare indietro con la mente, perché sono passati comunque 15 anni. Esatto, ma non solo, però poi di ognuna di loro, perché le ho intervistate singolarmente, poi ho intervistato anche lo staff, insomma, riesce a capire l'approccio mentale, cioè come si sono approcciate alle difficoltà sia sportive che esterne, e quindi c'è molto da imparare, perché hanno sbagliato anche loro, hanno fatto degli errori, adesso non è che hanno vinto, però è bello perché comunque si sono messi in gioco e hanno anche dichiarato gli errori che hanno fatto, insomma è una bella storia, io ne sono innamorato ovviamente, ma sono di parte però. E di sicuro se pubblicherai il tuo libro, se ci sarà la... No, lo pubblicherò. Lo pubblicherai. Stiamo toccando un po' ferro, scaramantici, però sicuramente riuscirai ad avvicinare e ad appassionare anche i lettori. Ecco, ritornando però alla scrittura, tu continui a scrivere sul tuo blog, c'è un messaggio per te, e il tuo blog lo possono andare a trovare dal sito www.auroracoaching.it, in maniera che possano prendere già degli spunti e capire come scrivi. Esatto. Già da là potete capire e farvi, diciamo, invogliare. Esatto. E poi, se volete invece maggiori informazioni per la mental coach, la nostra Aurora Puccio, basta scrivere alla sua mail info@auroracoaching.it oppure contattarla al numero telefonico 348 0087 375. Esatto. Aurora, grazie di questa... Grazie a te, grazie di questa a voi. Meravigliosa storia. E io vorrò leggere... Anzi, aspetto il libro io. Esatto, io, ve lo mando. Io lo aspetto perché sono curioso di andare a rivivere l'avventura del 7 Rosa all'interno delle Olimpiadi di Atene 2004. Voi ritornate un pochino con la mente indietro e poi torniamo qua su Radio Lombardia Live Social con un'altra storia bellissima.